Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare un tag che ho scoperto per caso e che ritengo veramente originale. Mi è piaciuto proprio per l'originalità. Non avevo mai visto un tag di questo tipo. E si tratta del tag dell'avvento, le 25 cose che faccio aspettando il Natale. È stato ideato da Fantasvale Art Lab. Vi lascio giù in info box il link al suo canale. Devo dire che quando ho visto questo tag, ho pensato, è veramente originale, non posso ignorare questo tag, devo assolutamente proporlo anche sul mio canale. Quindi, trattandosi di cose che faccio aspettando il Natale, mi sono anche messa la spilla con l'albero di Natale perché mi sembrava assolutamente a tema. Però direi di partire subito perché 25 cose sembrano poche, ma in realtà quando si è trattato di fare la lista ho avuto anche un po' di difficoltà perché mi sono ritrovata a dire: oddio, poi cosa faccio aspettando il Natale? Quindi ci ho dovuto un po' pensare, ma alla fine ho trovato 25 cose che faccio sempre, tutti gli anni o quasi, aspettando il Natale. La prima è sicuramente fare una lista di tutti i regali di Natale che devo fare, quindi a chi e che cosa, e poi di solito faccio anche una lista delle cose che piacerebbe ricevere a me, perché puntualmente mi chiedono cosa vuoi per Natale, cosa posso regalarti per Natale, dammi delle idee, allora mi è venuta un po' questa cosa tutti gli anni di fare la lista, delle cose che mi piacerebbero e che mi servono, e quindi, di solito fornisco questa lista e poi se c'è qualcosa che a qualcuno fa piacere regalarmi, magari mi compra quella. L'anno scorso per la prima volta ho fatto anche la wish list su Amazon. Devo dire che l'unica persona che ha diciamo preso in considerazione la mia wish list di Amazon è stato mio cugino, al quale mando un bacio enorme che saluto qualora guardasse il video. Però insomma io ho fatto anche la wish list che anche quest'anno magari proverò a riproporre perché lì si trovano tante cose un po' particolari che magari sono più difficili da reperire nei negozi fisici. Quindi mi occupo sicuramente della lista di Natale per me e per gli altri. La seconda cosa che faccio è fare video dedicati al Natale sul mio canale ovviamente, quindi penso a qualche argomento, magari parlo delle collezioni make-up natalizie oppure parlo dei libri del Natale, racconto qualcosa che riguardi le tradizioni, insomma diciamo che qualche video sul Natale di solito io lo metto sul mio canale e anche questo comunque andrà a finire nella playlist dedicata al Natale, trattandosi di un tag di questo genere. La terza cosa che faccio è aprire il calendario dell'avvento. Di solito io ho un calendario dell'avvento, a volte anche due, a volte anche tre, dipende, però di solito almeno uno ce l'ho e lo apro giorno per giorno aspettando il Natale. Quest'anno ho fatto un po' di eccezioni perché ho aperto i calendari qui insieme a voi sul canale, però ce n'è uno che comunque mi tengo sempre, diciamo, da parte perché lo voglio aprire giorno per giorno e quest'anno in particolare ho scelto quello de Gustabox per l'apertura quotidiana. La quarta cosa che faccio è acquistare decorazioni e oggettistica natalizia, quindi magari un piatto di Natale oppure delle cose da appendere all'albero, delle cose che servono per addobbare la casa. Sicuramente tutti gli anni almeno un acquisto di questo genere lo faccio. Molto spesso magari vado con il mio compagno, ne scegliamo una insieme e la appendiamo poi all'albero di Natale, ma molto spesso vado a comprare anche delle cose magari io da sola, sempre allo scopo di abbellire la casa e di decorarla per Natale. La quinta cosa, che sembra scontata, però è comunque una cosa che faccio prima di Natale, è comprare i regali di Natale per la mia famiglia, per gli amici, insomma, per tutte le persone alle quali faccio un regalo. La sesta cosa è fare almeno una creazione artistica natalizia, artistica tra virgolette, perché io non sono assolutamente un'artista, anzi, sono ben lontana dall'essere un'artista. Però di solito quando aspetto il Natale, almeno una creazione, un lavoro manuale, chiamiamolo così, dedicato al Natale lo faccio perché comunque mi rilassa e mi piace. Sicuramente quello più bello che avevo fatto era l'albero di Natale con la pasta, avevo preso le penne come formato di pasta, avevo fatto questo albero di Natale. Quello è quello che mi è riuscito forse meglio.
Però qualcosina tutti gli anni comunque faccio, magari anche una cosa piccolina, però insomma mi fa piacere e mi rilassa. La settima cosa è guardare film natalizi. Ebbene sì, io guardo film di Natale quando siamo sotto Natale, perché sono romantici, perché sono un po' irrealistici, diciamo la verità, alcuni sono delle vere e proprie fiabe, altri magari sono più ambientati ai giorni nostri, non hanno elementi fantasy, però sono sempre molto romantici. E molto, molto surreali se andiamo a vedere, perché vanno sempre a finire benissimo. C'è sempre la classica storia a lieto fine, anche se magari non sono tutti così, però quelli che ho visto io mediamente hanno sempre il lieto fine, e a Natale fa bene anche sognare un po'. L'ottava cosa che faccio, e l'ho lasciata al numero 8 apposta perché lo faccio l'8 dicembre, è fare l'albero di Natale. Io tutti gli anni l'8 dicembre faccio l'albero. La nona cosa è fare il presepe, perché io faccio anche il presepe. È un presepe molto piccolo perché ho poco spazio, quindi si tratta della capanna e delle statuine principali, quindi San Giuseppe, Maria, Gesù, i re magi, magari ci metto il bue, l'asinello, due o tre pecore, niente di più. Però è comunque un presepe che mi fa piacere tenere sotto l'albero. La decima cosa è andare a vedere un presepe invece. Di solito ne scegliamo uno con il mio compagno nelle zone limitrofe alla nostra città, alla nostra regione, quindi non facciamo grandi viaggi, lunghi viaggi, però magari in qualche località che sia raggiungibile in breve tempo andiamo a vedere un presepe che magari abbia una particolarità. Può essere un presepe meccanico, può essere un presepe con le statuine a grandezza naturale, può essere un presepe che magari è collocato in una località particolare, però di solito ne andiamo a vedere uno. Quello che io vi consiglio, se siete abbastanza vicini alla Liguria, è quello di Pentema. Se non avete mai visto il presepe di Pentema, io mi permetto di consigliarvelo perché è spettacolare. Ho fatto anche un video sul mio canale, un vlog, una specie di vlog, comunque in cui vi faccio vedere di che cosa si tratta, ve lo lascio nelle schede e davvero io ve lo consiglio. Andate magari a vedere quel video così capite di che cosa sto parlando, è veramente eccezionale. L'undicesima cosa è fare il pan dolce genovese. Nella mia famiglia c'è la tradizione da sempre del pan dolce genovese, quindi anche io realizzo un piccolo pan dolce genovese, piccolo perché io poi non li regalo, di solito ne faccio uno per me e uno da portare magari a casa di mia madre, la vigilia di Natale, però comunque la tradizione è quella di fare almeno un pan dolce genovese. Anche su questo c'è un video sul mio canale che vi racconta tutta la tradizione della mia famiglia legata al pan dolce genovese, ve lo lascio nelle schede. La dodicesima cosa che faccio è quella di realizzare almeno una nail art natalizia, quindi vado a vedermi tutti i video che riguardano le nail art natalizie e almeno una sulle mie unghie provo a realizzarla. Di solito lo faccio proprio per i giorni 24, 25, 26, però insomma mi fa piacere avere le unghie a tema natalizio. La tredicesima cosa che faccio è visitare tutti i siti web che riguardano il Natale, quindi immagini di Natale, tradizioni di Natale, regali di Natale, quindi tutto quello che ha il Natale in mezzo e che sia sul web, di solito io vado a vederlo nei giorni che precedono il Natale. La quattordicesima cosa che faccio con il mio compagno è dedicare un'intera giornata al Natale. Ossia, usciamo di casa la mattina e rientriamo la sera, decidiamo di pranzare fuori e facciamo un giro per tutto il giorno tra negozi e mercatini di Natale che ci sono nella nostra città. Quindi la dedichiamo proprio ad un giro in città dedicato al Natale, quindi andiamo un po' a vedere l'atmosfera che c'è in giro, ci immergiamo nel Natale e di solito è una cosa che facciamo volentieri perché è anche un po' un modo per passare un'intera giornata insieme, mangiando fuori, quindi senza neanche dover pensare a cucinare, insomma, proprio una giornata che può essere definita quasi di vacanza, ma all'interno della nostra città. La quindicesima cosa che faccio è ascoltare canzoni natalizie. Ebbene sì, io sono una di quelle persone che quando si avvicina al Natale ascolta canzoni di Natale. Mi fanno allegria, mi fanno piacere, di solito le ascolto quando realizzo delle creazioni di Natale o quando faccio l'albero, insomma, quando sto facendo qualcosa che sia dedicato al Natale.
Però il sottofondo musicale natalizio di solito c'è. La sedicesima cosa che faccio è guardare video su YouTube dedicati al Natale. Quindi, se le persone che hanno canali ai quali io sono iscritta fanno video di Natale, li guardo sempre volentieri. Però vado anche a vedere video di canali ai quali non sono iscritta e ai quali magari non mi iscrivo nemmeno perché magari non mi interessano così tanto, però magari fanno un video di Natale, quindi magari mi capita di andarlo a vedere. La diciassettesima cosa che faccio è preparare un menù di Natale, o meglio, fare una lista del menù di Natale per il 26 dicembre, quindi non per il giorno di Natale, perché io il giorno di Natale sono invitata dai miei suoceri e quindi non cucino. Però il 26 di solito lo passiamo in casa di mia madre oppure in casa di mia nonna paterna. E in quel caso lì anche io porto sempre qualcosa, che può essere l'antipasto, può essere il secondo, può essere il dolce, però io faccio proprio tutto il menù che è previsto e scelgo che cosa portare, che cosa cucinare. La diciottesima cosa è progettare un viaggio per Capodanno, quindi prima che arrivi il Natale io di solito faccio un piccolo progetto di viaggio, vado a vedere diverse località, faccio un preventivo dei costi, poi ovviamente ne parliamo con il mio compagno, in quel caso magari lo prenotiamo, però è una cosa che faccio sempre prima che arrivi il Natale, pensando a Capodanno. La diciannovesima cosa che faccio è leggere almeno un libro di Natale. Io almeno un libro dedicato al Natale lo voglio leggere. Non è detto che debba essere necessariamente un romanzo, però un libro comunque che parli del Natale, che sia dedicato al Natale. Può essere anche banalmente un libro di ricette natalizie, un libro illustrato di cartoline di Natale, insomma, qualsiasi cosa comunque che abbia il Natale all'interno del libro, di solito lo leggo, lo sfoglio, me lo compro, insomma, mi piace avere il libro di Natale sul comodino quando sto aspettando il Natale. La ventesima cosa che faccio è fare un dolce natalizio che sia diverso dal pan dolce genovese, perché il pan dolce genovese è proprio la tradizione. Poi di solito io faccio anche qualcos'altro, magari faccio dei biscotti con le varie formine di Natale, quindi l'albero di Natale, l'angioletto, la stella, insomma quelle cose lì, oppure faccio anche un dolce che sia diverso, un dolce che sia nuovo, dedicato al Natale. Qualche anno fa, ma tanti anni fa, avevo fatto il tronchetto di Natale. E che era una cosa nuova che avevo provato a fare per quell'occasione, per quell'anno lì, però è una cosa molto lunga, molto complicata, quindi credo che non lo ripeterò perché davvero è stata una cosa lunga, però di solito tutti gli anni provo a realizzare qualche dolce di Natale e se non faccio cose nuove faccio i classici biscotti con le varie forme natalizie. La ventunesima cosa che faccio tutti gli anni e che puntualmente non mi viene mai è la casetta di Natale. Io tutti gli anni puntualmente insisto nel provare a fare la casetta di Natale. Provo a montarla, ad assemblarla, a decorarla e puntualmente mi crolla tutto. Cioè io non riesco a far stare su la casetta di Natale. Ho guardato milioni di video, sembra tutto facile, tutti ci riescono benissimo, io non ci riesco. Sinceramente non sono mai riuscita a farla stare in piedi e quindi diciamo che prima o poi ci rinuncerò, però io per il momento voglio provarci ancora una volta, non ci voglio rinunciare, insisto e tutti gli anni puntualmente mi metto lì e faccio dei tentativi. Poi mi cade, quindi poi alla fine rimangono dei biscotti a forma di casa, ma che non sono assemblati insieme, perché non mi viene, mi cade giù. La 22esima cosa che faccio è fare un giro per la mia città insieme a mia madre. Di solito la accompagno ad acquistare i regali di Natale che lei deve fare alle sue amiche, ai nostri parenti, quindi vado con lei e stiamo insieme, facciamo un giro per negozi, mercatini, eccetera, intanto lei fa tutti i suoi acquisti. La 23esima cosa che faccio è fare i tortellini oppure i cappelletti fatti a mano, c'è anche un video sul mio canale con la ricetta, ve lo lascio nelle schede. Io di solito realizzo i tortellini oppure i cappelletti, dipende, li faccio a mano.
e ne faccio non tantissimi, di solito ne faccio pochi perché li mangiamo poi soltanto io e il mio compagno quando siamo a casa nostra, però durante le feste di Natale e quindi io li faccio, è un po' la tradizione, di solito almeno una volta l'anno li realizzo e li mangiamo nelle feste di Natale. La 24esima cosa che faccio e che appositamente ho lasciato alla posizione numero 24 è andare a messa, però non vado alla messa di mezzanotte, vado alla messa pomeridiana, quindi nel pomeriggio io e il mio compagno di solito andiamo a messa. Io sono credente, l'ho detto in alcuni dei miei video, quindi per me il Natale è anche una festa religiosa, non è soltanto una festa di decorazioni natalizie, regali, pranzi di famiglia, ma è anche una festa comunque religiosa. Dico anche, ma dovrei dire soprattutto una festa religiosa, però io dico anche nel mio caso perché c'è la parte religiosa, ma c'è anche tutto il resto, quindi ci sono tutte e due le cose. E la 25esima cosa che faccio è aprire i regali di Natale che ricevo. Sembra una cosa banale, però in realtà è una di quelle cose che si aspetta un po' per tutto il mese di dicembre, diciamoci la verità, perché anche agli adulti piace aprire i regali di Natale, non soltanto ai bambini. Quindi è una di quelle cose che faccio e che faccio molto volentieri, di solito tra il 24 e il 26 dicembre, perché un po' li apro il 24, un po' li apro il 25, un po' li apro il 26, perché ci vediamo sempre con persone diverse in questi 3 giorni, quindi ognuno porta i suoi regali e io ovviamente consegno quelli che ho fatto. E questa è l'ultima cosa dell'avvento, diciamo, che io faccio. È stato un video abbastanza lungo perché comunque elencare 25 cose che si fanno aspettando il Natale è una cosa abbastanza lunga, però devo dire che mi è piaciuto veramente tantissimo questo tag. Quindi io taggo tutti quelli che amano il Natale, tutti quelli che hanno piacere di condividere 25 cose che fanno aspettando il Natale. Spero che facciate questo tag numerosi perché sono curiosa di sentire quali sono le vostre 25 cose. Vi ricordo di andare a vedere il canale della persona che ha ideato questo tag che trovate giù in info box. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.